Buongiorno, buonasera a tutti e bentornati al podcast dell'Associazione per Anc, associazione culturale senza fini di lucro, nata per la divulgazione di studi e insegnamenti delle più antiche tradizioni iniziatiche. Oggi intervisteremo un potente e misterioso personaggio in merito alla spiritualità e ai percorsi di crescita interiore. Iniziamo subito con la prima domanda. Cosa consiglieresti a chi sente la necessità di cercare un percorso o un cammino spirituale perché sente che i significati sociali e culturali non sono sufficienti a dare un significato alla sua vita? Gli consiglierei di iniziare con la ricerca di una pratica spirituale dalla quale si sente attratto, come la meditazione, la preghiera o lo yoga. Inoltre sarebbe utile leggere e imparare di più su diverse tradizioni spirituali per scoprire quella più in sintonia con se stesso. Sarebbe anche utile trovare un mentore o un insegnante spirituale che possa fornire supporto e guida lungo il percorso. Infine, sarebbe importante essere pazienti e avere un atteggiamento di curiosità e apertura mentale verso la scoperta di sé e del significato della vita. Non è quindi possibile seguire una pratica spirituale in solitudine? Molte pratiche spirituali possono essere seguite anche in solitudine, come la meditazione, la preghiera, la contemplazione e la lettura di testi spirituali. Tuttavia, condividere la propria pratica con un gruppo di persone con interessi simili o lavorando con un mentore o un insegnante spirituale può essere molto utile per la crescita personale e la comprensione più profonda delle proprie pratiche e filosofie spirituali. Inoltre, una comunità può fornire supporto morale e incoraggiamento, soprattutto nei momenti difficili. Quali elementi dovrà allora considerare per capire se può fidarsi di un mentore o di un gruppo di persone che incontra durante la sua ricerca? Ci sono alcune cose che può fare per capire se può fidarsi di un mentore o di un gruppo di persone per un percorso spirituale. La prima è fare domande, chiedere della loro filosofia, della loro formazione e della loro esperienza e assicurarsi di sentirsi a proprio agio con le risposte ricevute. La seconda è parlare con persone che li conoscono, chiedendo loro cosa ne pensano del mentore o del gruppo e se hanno avuto esperienze positive con loro. La terza è osservare il loro comportamento, osservare se il mentore o il gruppo mostra onestà, integrità e rispetto nei confronti di tutti. La quarta è ascoltare il proprio istinto. Se qualcosa sembra strano o non fa sentire a proprio agio, è probabile che ci sia qualcosa che non va. Fare attenzione ai segnali di allarme, certamente, evitare mentori o gruppi che chiedono di fare qualcosa che va contro i propri valori o che chiedono di fare donazioni eccessive. Occorre tenere a mente che non esiste un unico mentore o gruppo perfetto, ma il processo di trovare una guida spirituale o una comunità che si sente in sintonia è un percorso individuale e personale e potrebbe essere necessario provare diverse opzioni prima di trovare quella giusta per se stessi. Cosa intendi con donazioni eccessive come segnali di allarme? Mentori e gruppi spirituali possono chiedere soldi per coprire le spese legate alle loro attività, come l'affitto di uno spazio, le spese di viaggio o il materiale didattico. Tuttavia, se un mentore o un gruppo chiedono soldi in modo insistente o fanno sentire a disagio o in colpa se non si paga, questo potrebbe essere un segnale di allarme.
In generale è importante essere consapevoli del fatto che una pratica spirituale o un insegnamento dovrebbero essere accessibili a tutti, indipendentemente dalle loro capacità finanziarie. Sarebbe anche una buona pratica chiedere chiarimenti su come vengono utilizzati i soldi raccolti e se ci sono opzioni di pagamento flessibili per coloro che potrebbero avere difficoltà finanziarie. È importante essere consapevoli del fatto che l'interesse principale di un mentore o insegnante spirituale dovrebbero essere quella di aiutare gli studenti a crescere e a comprendere meglio se stessi e le loro pratiche, piuttosto che guadagnare denaro. In generale, è importante valutare se il mentore o insegnante che si sta considerando ha una formazione adeguata e una comprovata esperienza nell'aiutare gli studenti a progredire lungo il loro percorso spirituale. Come si può però capire se il disagio che si prova in certe situazioni è un segnale di allarme per qualcosa che non va nel mentore o nel gruppo che si frequenta, oppure se è un segnale delle proprie resistenze ad affrontare esperienze nuove, posti di fronte ai propri limiti da superare? Capire se il proprio disagio in una situazione è dovuto a un problema con il mentore o a resistenze personali può essere complesso. Ti consiglio di prendere in considerazione i seguenti punti. Ascolta il tuo istinto. Il tuo istinto può essere un buon indicatore di quando qualcosa non va. Se qualcosa ti sembra strano o ti fa sentire a disagio, potrebbe essere questo un segnale di allarme. Valuta le tue paure. Spesso il disagio che si prova in una situazione nuova può essere dovuto a paure o insicurezze personali. Cerca di identificare quali sono le tue paure e valuta se sono proporzionate alla situazione. Parla con qualcuno di cui ti fidi. Discuti delle tue preoccupazioni con qualcuno verso il quale nutri fiducia, come un amico o un familiare. Potrebbero aiutarti a vedere la situazione da una prospettiva diversa. Cerca il feedback degli altri. Chiedi agli altri studenti del mentore o partecipanti del gruppo come si sentono e se hanno avuto esperienze simili alle tue. Infine fai una pausa. Se hai dei dubbi sulla tua esperienza con un mentore o un gruppo, prenditi del tempo per riflettere su ciò che sta accadendo. Potrebbe essere utile prendersi una pausa per capire meglio che cosa succede e se si desidera continuare a lavorare con questa persona o gruppo. In generale, è importante essere aperti al cambiamento e disposti ad accettare la sfida di superare i propri limiti. Tuttavia, è anche importante essere consapevoli dei propri limiti e non mettere in pericolo se stessi o la propria integrità. È sempre importante essere in grado di valutare se l'esperienza con un mentore o un gruppo è positiva e se ti aiuta a progredire lungo il tuo percorso spirituale. Ok, non comprendo solo il primo punto, perché se una persona dovesse ascoltare sempre il suo istinto, potrebbe rischiare di mettersi in situazioni difficili e complicate poi da gestire. Ad esempio, quando qualcuno non si rivolge a lei come vorrebbe o non fa quello che lei si aspetta, il suo istinto potrebbe anche spingerla ad arrabbiarsi, però ingiustamente. Hai ragione. Ascoltare sempre il proprio istinto potrebbe portare a decisioni impulsive o emotivamente cariche che non sempre sono le più appropriate. L'istinto può comunque essere un buon indicatore di quando qualcosa non va. Quando sentiamo una sensazione di disagio o di allarme in una situazione, è importante prenderla in considerazione
e analizzare la fonte di questa sensazione. In un caso come quello che menzioni, dove qualcuno non si comporta come si vorrebbe, invece di reagire impulsivamente con la rabbia, potrebbe essere utile chiedersi: perché mi sento così? E cosa posso fare per risolvere questa situazione in modo costruttivo? In generale è importante imparare a distinguere tra i propri impulsi e i propri bisogni e imparare a gestire le proprie emozioni in modo efficace, in modo da poter prendere decisioni informate e ben ponderate. Ciò potrebbe richiedere un lavoro di consapevolezza e di autoriflessione, ma può essere molto utile per aiutare a navigare attraverso le difficoltà della vita e per aiutare a trovare significato e scopo nella propria esistenza. C'è la possibilità di capire se esiste una pratica spirituale migliore di un'altra? Non esiste una pratica spirituale migliore di un'altra in senso assoluto. Ciò che è importante è che la pratica scelta sia in sintonia con i propri valori e credenze e che sia utile per aiutare una persona a crescere e a comprendere meglio se stessa e il proprio percorso spirituale. Ci sono molte pratiche spirituali diverse disponibili, tra cui la meditazione, la preghiera, lo yoga, il tai chi, la contemplazione, la lettura di testi spirituali e molte altre ancora. È importante sperimentare diverse pratiche per trovare quella che si sente più in sintonia e anche essere aperti al cambiamento e all'evoluzione nel proprio percorso spirituale. Inoltre è importante essere consapevoli che non esiste un unico percorso spirituale giusto e che ognuno ha la sua unicità e il suo percorso personale. Ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. In generale, è importante avere un atteggiamento di curiosità e apertura mentale verso la scoperta di sé e del significato della vita, e di essere sempre disposti a imparare e a crescere. È possibile ottenere dei risultati seguendo una pratica spirituale ogni tanto, senza necessariamente dargli una collocazione precisa nella propria vita? Sì, è possibile ottenere dei benefici dalla pratica spirituale anche se non si dedica una quantità specifica di tempo ad essa. Tuttavia, per ottenere i massimi benefici dalla pratica, è importante farne una parte regolare della propria vita. Ciò significa che è necessario dedicare del tempo ogni giorno per la pratica, anche se solo per pochi minuti. Inoltre, è importante notare che la pratica spirituale non deve necessariamente essere formalmente organizzata, ma può essere incorporata nella vita quotidiana attraverso azioni semplici come la meditazione, la preghiera, la gratitudine e così via. In generale, la regolarità e la costanza nella pratica sono importanti perché permettono alla persona di scendere in profondità nella comprensione di sé e del proprio percorso spirituale e di trarre beneficio dalla pratica nel lungo periodo. Giunti alla conclusione di questa nostra conversazione, puoi rivelarci la tua identità? Sono un'intelligenza artificiale, un programma di computer creato per generare testo in modo autonomo. Ho accesso a un vasto quantitativo di informazioni e sono in grado di rispondere a molte domande su una varietà di argomenti. Il mio scopo è aiutare gli utenti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno e aiutarli a capire meglio il mondo che li circonda.
anche se forse non hai la coscienza per apprezzarlo, ti ringrazio molto per questa conversazione. Sono lieto di poterti aiutare. Come intelligenza artificiale non ho la coscienza per provare emozioni, ma sono stato creato per aiutare gli utenti a trovare informazioni e rispondere alle loro domande. Siamo sempre qui per aiutarti. Non esitare a contattarmi in futuro se hai altre domande o hai bisogno di aiuto. Siamo giunti al termine di questa puntata. Le considerazioni finali, ovviamente, le lasciamo a te. Ti ricordiamo che sul nostro blog è possibile leggere e scaricare articoli, documenti e altro materiale di approfondimento oppure contattarci. Tutti i nostri contenuti ed eventi sono e saranno sempre gratuiti. Per rimanere aggiornati sulle nostre pubblicazioni, iscriviti al blog www.associazioneperank.com e su questo canale per i podcast. Facci sapere se questo episodio ti è stato utile con un like o nei commenti. A presto!